Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentrovati sul mio canale di Alice in Shot, dove facciamo fotografia analogica. Oggi video molto particolare perché siamo in un posto molto particolare che però non vi spoilerò ancora. Magari per chi conosce Milano, per chi conosce il mondo della stampa bianco nero avrà già riconosciuto questa vetrina. Comunque direi che possiamo entrare e andiamo a conoscere l'ospite di oggi. Attento. Ecco il nostro ospite di oggi, signori e signori, Jacopo Anti. Ciao, grazie, ciao, Jacopo. Ciao, benvenuti. Grazie, possiamo. Quindi oggi saremo ospiti di Jacopo Anti, lo trovate come Jacopo Bianconero, che è uno, credo, dei migliori stampatori bianconero a Milano, se non in Italia, diciamolo. E quindi oggi avremo la fortuna di entrare nella camera oscura insieme a lui, in cui potremo fare una stampa, lui mi spiegherà tutti i processi, insomma, faremo proprio una lezione di stampa bianconero. Alla fine poi avremo la possibilità di metterci qua al tavolo, parlare un po' a tu per tu così, approfondire quello che abbiamo fatto, fare delle domande, insomma, sarà molto interessante, quindi restate con noi. Ok. Allora Alice, mi hai portato dei negativi assurdi, che è molto divertente. Io ho trovato questo scatto che secondo me può funzionare per quello che vogliamo fare oggi, perché è abbastanza complicato da stampare, quindi è una specie di ritratto in penombra con un viso incarnato molto sottoesposti e un vestito invece che era bianco e che è diventato bianchissimo per il tipo di illuminazione. Il negativo oltretutto è particolare, ci sono degli ingressi di luce che magari renderanno più interessante la stampa, mentre volevo chiederti che tipo di negativo è. Questo qui è il washi film A, il mio 12. Perfetto. Allora, per chi ci segue ha visto il video e sa come sono uscite le foto, insomma. Fantastico, una sensibilità da 12 ISO è estremamente difficile da gestire, lì c'è stata comunque molto brava. Erano assurdi perché mi ha portato un altro washi, mi ha portato un C41. È un falso, io li chiamo falsi bianco e nero. È un negativo, in realtà è un negativo a colori senza i colori. Quindi non può svilupparlo un laboratorio che si occupa solo di bianco e nero, va sviluppato nel bagno colori, si chiama C41 tecnicamente. E poi eventualmente si può stampare in camera oscura. La difficoltà è che è viola. Il viola è un lontano cugino del rosso. Gli esperti sapranno che il rosso non funziona con la carta fotografica e sale d'argento. Quindi abbiamo una difficoltà in più, si stampano con un po' più di difficoltà e la qualità in generale è inferiore rispetto alle normali pellicole in bianco e nero. Comunque in generale ho scelto quest'altro perché il fotogramma aveva delle robe un po' più challenging. Esatto. Più particolare. Andiamo dentro? Yes, va bene. Ciao a tutti, allora iniziamo e facciamo una bella stampa per Alice. Ci sono vari modi per stampare, ovvero vari livelli. Oggi, per questioni di interesse da parte vostra, useremo un livello intermedio, cioè per chi sa poco o niente e per chi già mastica di stampa. Ok? Allora, useremo questo tipo di carta, 2430, politenata, perla. Io ho qua il negativo, negativo 35 mm. Adesso accendiamo un attimo la luce che vi faccio vedere l'ingranditore e le regolazioni. Allora, questo è l'ingranditore che utilizzeremo oggi, è un Durst 1200, è uno dei migliori ingranditori presenti sul mercato fino a che hanno smesso di costruire gli ingranditori. Questa è una macchina del 2000 circa. C'è una testa multigrade e quindi dei filtri colorati che non vedremo. C'è un diffusore, in questo caso ho messo un 6x6, noi stamperemo un 24x36. C'è un cassetto porta negativi, infileremo qua il negativo. Un soffietto per la messa a fuoco e un'ottica, in questo caso un 50 mm. Dopo l'ottica, andando sempre verso il basso, abbiamo il piano di stampa. Sul piano di stampa io ho appoggiato un marginatore a 4 lame. Il marginatore serve per fare le impaginazioni della stampa. In questo caso io voglio fare una stampa di questo tipo, quindi su foglio 24-30 iscriviamo un 24x36. Queste sono delle lime,
Qualora io non volessi fare questo tipo di impaginazione, posso utilizzare queste dime per fare dei rettangoli o dei quadrati per avere impaginazioni e grafiche diverse. Questa invece, per la precisione, non è una dima, è una griglia per architettura o per paesaggio. Serve per rimettere in bolla o a piombo un orizzonte, una verticale, un palazzo, un palo della luce, qualunque cosa. Posso chiederti cos'è una dima? Sì, la dima è uno strumento che serve per creare dei rettangoli, delle forme già precostituite a penna e poi si utilizzano con l'ingranditore. Adesso vi faccio vedere. Prendiamo la dima già fatta, quindi non a queste righe, ma una vera e propria stampa. La metto sotto, sul marginatore, e muovo le lame per ricreare la forma. Per maggior sicurezza fisso le lame con del nastro. E adesso giro il foglio e ho il mio piano di stampa. Allora, adesso prendiamo il nostro negativo, individuo il fotogramma che devo stampare e devo pulirlo. Il mio sistema personale per pulire i negativi è questo. Non c'è niente di più antistatico che il dito. Dopodiché, come lo voglio proiettare, lo devo girare al contrario. E lo inserisco nel porta negativi. Spegniamo le luci bianche e accendiamo l'ingranditore. Questa tastiera luminosa è la tastiera che comanda le funzioni dell'ingranditore, che sono esclusivamente selezionare un filtro di contrasto, 1,5, 2, 2,5, 3, da 0 a 5 sono i filtri di contrasto, e un tempo di posa per la stampa. Comunque lo vediamo tra pochissimo. Adesso accendo la luce, cerco di centrare il mio negativo e cominciamo a mettere a fuoco e a creare l'impaginazione. Uso il focometro per mettere a fuoco la grana. Cerco di ottimizzare l'impaginazione il più possibile. Questa è la mia impaginazione, filo nero a fine fotogramma. Ok, adesso iniziamo la lettura del negativo. Controllo la densità e il contrasto di questo negativo. Iniziamo dal contrasto. Ho un contrasto altissimo, perché ho questi bianchi profondi e dei neri molto scuri. Quindi il contrasto è molto alto. Però c'è un bel problema, perché qual è il soggetto principale della scena? Cos'è la cosa più importante? Il vestito o il viso di questa ragazza? La risposta è il viso della ragazza. Per cui controllerò qua che tipo di contrasto c'è e farò le mie regolazioni sull'ingranditore. A questo punto iniziamo a chiudere il diaframma. Ho fatto una lettura di base. Iniziamo a chiudere diaframma a diaframma di lavoro. Chiudo di 1, chiudo di 2, chiudo di 3, chiudo di 4. Direi che una chiusura di 4 stop è corretta. A questo punto devo decidere un filtro di contrasto e un tempo di posa. Posso aiutarmi con questa sonda che mi analizza la densità del negativo. Chi non ha la sonda può utilizzare il ragionamento e l'esperienza o fare delle ipotesi per iniziare ad approcciare la stampa. Quindi io imposterò un filtro di contrasto molto alto, che è un filtro 4, e un tempo di posa di una decina di secondi, che è il tempo giusto per poter affrontare una stampa di queste dimensioni. Prendo un pezzo di carta fotografica, siamo in luce di sicurezza, possiamo tirarla fuori. Appoggio il foglio
sotto la proiezione, faccio partire il timer e vediamo cosa succede. Non sto facendo nulla, mani in tasca. Prendo il pezzo e vado a sviluppare. Faccio partire il timer. Ho inserito il pezzo di carta nel bagno di sviluppo. La prima bacinella che troviamo, venendo dall'ingranditore, è quella che si utilizza. Questa è una convenzione per tutte le camere oscure che si rispettino. Il rivelatore o bagno di sviluppo, in questo caso è un PQ Universal di Ilford, e svilupperemo per 1 minuto e 30. Agitazione continua. Sto facendo una leggerissima agitazione, non tocco il foglio, non lo picchietto con la pinzetta, non lo tocco con le mani, non cerco di scaldarlo con le mani e non varierò mai il tempo di sviluppo, qualunque cosa succeda. Che sia troppo bianco il foglio, troppo scuro, non importa. Portiamo a fine sviluppo. Passato 1 minuto e 30, scolo e passo alla seconda bacinella, che è il bagno di arresto. Il bagno di arresto che preferisco io è l'acido acetico, in alternativa c'è l'acido citrico, è vietata l'acqua. Il bagno di arresto per una carta politenata, che è la carta più semplice da trattare in camera oscura, è di circa una decina di secondi, con agitazione continua. Scolo e porto alla terza e ultima bacinella, che è il bagno di fissaggio. Il bagno di fissaggio serve ad annullare le capacità della carta di modificarsi con la luce bianca, e quindi posso accendere dopo una decina di secondi la luce bianca. Allora, devo leggere questo provino di stampa. Mi tolgo dagli occhi la parte troppo bianca, che mi dà fastidio, e mi concentro sulla parte più importante dello scatto, a mio parere, che è comunque il viso della modella. Allora, l'incarnato della modella è violento, e leggermente chiaro forse, ma la cosa peggiore è che mancano i neri. Questa è la zona più scura, in realtà io ho qua un piccolo esempio di un nero assoluto che può avere questa carta, e siamo un gradino sotto, quindi c'è, dobbiamo fare una modifica nella posa principale, perché adesso stiamo facendo solo la posa principale. Cerchiamo di dare un po' più di corpo e di carattere. Il sotto bianco per il momento non è ancora da affrontare il problema, che è un problema molto grave, chiaramente. Allora, ho detto che mancano un pochino i neri e l'incarnato non mi convinceva fino in fondo. Forse riesco a risolvere il problema semplicemente aumentando la posa e non ritoccando il filtro di contrasto. Decido di dare un 20% in più di posa. Questa tastiera fa anche da calcolatrice, qui c'è scritto 20, è 20% in più, e quindi abbiamo una dozzina di secondi di tempo di posa, in realtà 13 secondi di tempo di posa. Prendo un altro pezzo di carta, lo rimetto nella stessa posizione e do via la posa, sempre senza fare nulla. Adesso avremo un viso corretto e probabilmente anche i neri saranno corretti. Resta il problema del vestito bianco. Iniziamo a vedere come risolverlo. In analogico la luce scurisce sempre. Se c'è una parte di stampa che è troppo chiara, vuol dire che non ha preso abbastanza luce in proiezione, e allora io aggiungo della luce solo alla zona che ne ha bisogno. Si chiama bruciatura. Visto che siamo in modalità carta multigrade, gradazione variabile, io posso cambiare la gradazione di carta, ovvero il suo contrasto, localmente su delle zone indipendenti dal resto. Quindi guardate cosa faccio sulla tastiera. Il filtro 4 lo faccio diventare un filtro 1. Adesso accendo la luce, proteggo tutto quello che dovrebbe andare bene e illumino solo il vestito che voglio scurire.
prendo il mio pezzo di carta e andiamo a sviluppare di nuovo. Ecco qua. Allora, dal punto di vista della parte più importante, quindi il viso della ragazza, abbiamo avuto un guadagno in cattiveria dei neri, quindi questi sono dei neri corretti, profondi, affascinanti e va bene. L'incarnato secondo me è migliore, è un pochino più aggressivo, più realistico e non abbiamo perso nulla di particolare nei lineamenti. Quindi mi considero soddisfatto e il discorso della posa principale è risolto. Questa è la posa principale. Poi c'è invece il problema grave, che è quello del drappeggio del vestito. Allora, dal primo esempio al secondo esempio, dove ho aggiunto della luce con una gradazione diversa, c'è stato un guadagno, ma il guadagno non è assolutamente sufficiente, perché comunque ho ancora delle parti completamente bianche che non mi restituiscono la texture del vestito. Quindi quello che ho fatto lo devo fare ancora di più. Prima avevo utilizzato una gradazione 1, ma non ho ottenuto un risultato perfetto. Proviamo a scendere ulteriormente di gradazione. Andiamo a gradazione 0,5. Quindi ho una piccola modifica di filtro, ma soprattutto dovrò intervenire sul tempo di bruciatura, che non è stato sufficiente. Per non stare qui una mezz'ora, aprirò il diaframma di uno stop. Quindi avrò una luminosità maggiore. Allora, ricapitoliamo la storia. Numero 1, numero 2 e numero 3. Questo l'abbiamo già affrontato, il passaggio da A a B. Adesso da B a C, sopra nulla di nuovo, sotto ancora più materia. Quindi ho raddoppiato e anche di più il tempo di bruciatura, ho diminuito di mezza gradazione il filtro di contrasto. Non sono ancora soddisfatto, perché questo è bianco. Un trucco per capire se siamo sul bianco o non bianco è girare il foglio di carta e fare il confronto con il bianco, anche se qui non c'è problema perché di bianco il bianco non ci manca, però siamo sulla strada buona. Ma c'è qualcosa di irrecuperabile quando bruci tantissimo la foto? Sì, può essere bruciato il negativo, vuol dire che è talmente nero che si è persa la texture. In questo caso no, eravamo ai limiti, infatti sto combattendo. Okay, se fosse bruciato dovrei lasciar perdere. Intanto sto vedendo che però anche qua ci sono delle alte luci, quindi posso anche salire un attimo, scurire. Ok, mi sono stufato, adesso facciamo una stampa intera. Togliamo il foglio finto che abbiamo utilizzato per fare le nostre prove, le nostre analisi, e mettiamo un foglio vero, ovvero un foglio di carta fotografica vergine. Passo un attimo una paletta che serve per fare dell'ombra solo durante la posa principale. Ho dato proprio un tocco perché in realtà non c'era bisogno. Dopodiché inizio a chiudere l'immagine per rinforzarla, cosa che non ho mai fatto prima con le prove, perché stavo ragionando su un pezzo di foglio. Quindi scurisco i bordi con una sfumatura. Adesso apro il diaframma di uno stop, vado giù a 0,5 e non contento vado giù a 0,2, quindi ancora più in basso.
tengo un po' quel nero che mi dà fastidio di sopra. Chiudo ancora un po' qua. Cerchiamo di dargli un'atmosfera. Tiro fuori il foglio. Vado in bacinella. Timer. E aspettiamo un minuto e mezzo. Quindi una sola stampa ha utilizzato filtri diversi. Esatto. Cioè è possibile solo con la carta multigrade a gradazione variabile. È la carta moderna. Prima di questa c'era la carta a gradazione fissa, quindi tu avevi un pacco di carta 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e non potevi mai miscelare due gradazioni sullo stesso foglio. Tutti i professionisti preferiscono la carta multigrade perché permette di raggiungere dei livelli di stampa impensabili con le carte a gradazione fissa. Ok, finito un minuto e mezzo. Ok, 10 secondi, posso accendere la luce, se non sarà una stampa da buttare nel cestino dovrò rimetterla nel fissaggio per ancora alcuni minuti. Quindi, questo era il punto 3 e questo è il punto 4, quindi ho aumentato ancora la lettura nel drappeggio del vestito, ho anche scurito un attimo questa parte di incarnato che era in piena luce e adesso ho anche capito cosa c'è dietro tutto un disegno che si proietta su pelle, tessuto, è molto interessante questo scatto, brava Alice! Grazie, te l'ho tenuto, proprio non te l'ho detto che c'era il disegno delle tende, infatti, credevo fosse una sorpresa. Infatti, c'è una bellissima atmosfera, è ancora molto chiaro il vestito, però a me non dispiace, oltretutto c'è un fenomeno che si chiama dry down, ovvero quando un foglio di carta fotografica è bagnato ha una luminanza diversa da quando è asciutto, quindi quando si asciugherà questo foglio sarà leggermente più scuro nelle zone dei bianchi, ovvero delle alte luci, e dovrebbe diventare perfetto o quasi perfetto. Questa è una mia interpretazione, Alice ci può dire, guarda, io la vorrei più così, più cos'ha. Ne facciamo una ancora più drammatica? Sì. Ancora più intima? Quindi quel bianco là dietro diventerebbe più scuro anche lui. Parli di sì, questo? Sì. Se me lo chiedi io te lo faccio diventare più scuro. Sì, comunque l'idea era quella. Proviamo? Dai. Allora, questa comunque non è da buttare, la rimettiamo a pancia in giù nel fissaggio. Sto facendo ombra in una zona un po' borderline, vediamo se riesco a scavare qualcosa da questo negativo. Apro subito il diaframma di 1. Inizio a rinforzare tutte le zone laterali. Quindi se sto aggiungendo luce vuol dire che sto scurendo. Scendo col filtro a 0,2. E via, un altro minuto e mezzo. Adesso mi sto portando la stampa sotto la luce rossa per vedere se va bene, perché in realtà avrei ancora margine di modificare la stampa anche se siamo a sviluppo terminato. Se volete vi faccio vedere come. Certo. Ansel Adams, il santo patrono di tutti gli stampatori, ideò e teorizzò un sistema che si chiama preesposizione del foglio.
In realtà lui preesponeva le lastre, che erano i negativi che usava per fare le sue fotografie. Dava una spruzzata di luce a questi negativi per renderli più morbidi in un certo senso. La stessa cosa si può fare anche con la carta fotografica. Si chiama preesposizione del foglio fotografico. Si dice preesposizione, ma si può fare anche dopo. Io adesso ho abbandonato la stampa nello sviluppo, perché tanto è una carta puliterata e quando è arrivata a fine corsa di sviluppo non si cambia più. A meno che io non intervenga dando un pelo di luce. Con una sorgente di luce controllata, a una distanza controllata, ho dato una certa quantità di luce. Ho rifatto partire il timer e ricominciamo a sviluppare da capo. E impatta così tanto? No, le cose devono impattare poco, perché la stampa era praticamente perfetta dal mio punto di vista personalissimo, ma gli mancava ancora un pochino di intimità in più, quindi io ho voluto, con questa tecnica preesposizione del foglio, spegnere ulteriormente i bianchi. Qualcuno un po' più avanzato dirà: ma cavolo, avrai reso grigi anche i bordi bianchi, che devono essere perfettamente limpidi e vergini. In realtà no, ne ho data una quantità specifica che è quella che non riesce a svegliare il bordo bianco vergine. Quindi il bordo bianco vergine, bianco di fabbrica, rimarrà tale perché avrebbe avuto bisogno di ancora un pochino più di luce. Io gliene ho data un pelino di meno, ma invece ho svegliato dal suo biancore il drappeggio del vestito, che aveva già preso della luce in proiezione e quindi si è mosso subito. Ecco qua, prima versione di stampa definitiva, o la possiamo intendere anche come una stampa di prova. In casi così complessi non è assolutamente una vergogna fare una stampa di prova per vedere l'interezza dello scatto e dopodiché fare ulteriori affinamenti. Ecco, l'ulteriore affinamento è questo. Dove ho dato ancora più luce in posa principale, ho cercato di proteggere qualcosa qui se riuscivo, ma è una zona complicatissima, la parte che di viso che è in ombra scurissima ed è sovrapposta a un fondo altrettanto scuro, quindi lì è un problema. E nonostante tutto ciò ho anche dato una preesposizione. Controllate, il bordo è assolutamente identico tra le due, e quindi non ho sporcato il foglio, ma dentro abbiamo un'atmosfera leggermente diversa. È più scura, è più intima, ma la faccia, che era la cosa più importante, è rimasta tale. Quindi cambiano solo le zone che ho lavorato. In particolar modo ho spento anche questo drappeggio qua, di modo che concentriamo lo sguardo sul soggetto. Bella, ancora meglio, è molto meglio questa. Ok, le ributtiamo ancora dentro un attimo in fissaggio. L'acqua deve essere distillata oppure... No, l'acqua per lavare le stampe deve essere acqua pulita, ma di rete, normalissima. Ok. No, perché tipo a Milano l'acqua è molto calcarea, non so se è un problema. No, per le stampe entro certi limiti non è un problema, poi dipende anche da palazzo a palazzo, perché in alcuni stabili ci sono dei filtri che comunque iniziano già a migliorare la qualità dell'acqua. E questo è il mio caso, anche questo, io ho una buona acqua qui dentro, quindi mi permette di vivere abbastanza tranquillo. Sicuramente con le politenate problemi non ce n'è, si possono sciacquare anche nelle pozzanghere. Ok. Tutto il problema è con la carta baritata, che è tutto un altro mondo. La carta baritata è sempre multigrade, sono tutte multigrade. Può essere multigrade, okay. E gli estimatori della multigrade come me utilizzano esclusivamente carta multigrade anche in baritato.